Buongiorno ragazzi, non so se mi vedete con questa luce strana perché abbiamo cambiato fotocamera. Sono sempre qua nel magazzino perché oggi proverò a costruire un tavolino per tavolino da esterno, richiudibile, perché tutti i tavolini che vendono, tavolini da campeggio, non ci piacciono. Abbiamo visto diversi modelli in giro che ci piacciono, di legno, fatti molto bene, ma costano veramente una fortuna sulle 200 euro. Ho fatto due conti e pare che con una cinquantina di euro potrei riuscire a costruire qualcosa che mi piace. Ma io non ho assolutamente nessuna esperienza di falegnameria. Non ho trovato un tutorial, non ho mai costruito niente in legno a parte una scatola in vita mia. Però vabbè, ci provo, malgrado ho buttato 50 euro. Quindi niente, sono venuto in magazzino, c'ho tutto l'occorrente. Proviamo a costruirlo. Prima di cominciare, una piccola digressione sul perché del voler costruire un nuovo tavolino da esterno. Io e Laura, come avrete visto, ce l'abbiamo un tavolino da esterno, ma è uno di quelli fatti tipo a tapparella. Ma non ci è mai piaciuto perché è scomodo da aprire, scomodissimo da chiudere. E soprattutto perché quando siamo stati in lockdown in Marocco e i ragazzi belgi che erano con noi, forse l'avrete visto, con un tavolino bellissimo, piccolino. Io tenterò di replicarlo un po' più grande, ma veramente bello, molto semplice, con le gambe pieghevoli, costruito da Erun. Io assolutamente non ho le sue skill nel lavorare in legno, anzi io non ho le skill a lavorare niente. Però ci provo, ho comprato un po' di materiale e ci provo. Allora vi faccio vedere, qua c'ho i vari pezzi, cioè i vari assi, e questo qui invece sarà il top, diciamo. Cioè il top inteso come parte superiore, non come aggettivo. Qua ci sono gli altri pezzi per costruire il sotto. Poi c'ho anche gli attrezzi, il trapano, l'avvitatore e il seghetto. Allora, il tavolino è molto semplice, ha una parte superiore, un sotto che è una cornice di 10 cm e all'interno di questa cornice da 10 cm ci sono quattro gambe che poi idealmente dovrebbero richiudersi all'interno. Ci sono un paio di cose da fare che non ho mai fatto in vita mia e che spero di riuscire a fare. La prima è che le gambe, per muoversi all'interno della cornice, hanno bisogno un lato, la parte superiore ha bisogno di essere curva in modo da avere lo spazio per poter ruotare. L'altra è che dall'altra parte, siccome le gambe non staranno dritte così perché altrimenti è poco stabile, ma devono essere un po' inclinate verso l'esterno quando sono aperte, bisogna fare un taglio diagonale e soprattutto bisogna fare in modo che quel taglio diagonale, quando le gambe sono aperte, risultino orizzontali col terreno. Non so se mi sono spiegato bene. Però raga, io ci provo, vediamo come va. Allora ragazzi, il primissimo step è costruire appunto questa cornice che va al di sotto del tavolino con questi quattro pezzi di legno. Deve venire un box, più o meno così. Oh, deve venire una cosa di questo genere. Ovviamente tutto fatto per bene, a filo, eccetera. Per fare questo devo fare dei fori qua, speculare dall'altra parte, per fare in modo di fissare queste qua. Questo è un legno spesso 16, quindi vuol dire che i fori devono venire a 8 mm dal bordo, in modo da andarsi a infilare al centro di questo. Questo non è un tutorial, non è che vi sto spiegando come si fa, vi sto spiegando come farò io, cioè come sbaglierò io. Andiamo a segnare 8 mm qui e qui, ok? Andiamo. Ho segnato 8 mm di distanza dal bordo, ho messo sotto un asse che mi ripara dal rovinare il tavolo mentre faccio i fori, fissato con due morsetti, e la tavola che devo bucare l'ho fissata con altri due morsetti in modo che non mi scappi. Ovviamente ho portato gli attrezzi, ovviamente non ho caricato la batteria, quindi non credo che riuscirò mai a finire questo tavolino perché sono un pirla. Adesso andiamo a cominciare a fare questi fori e poi vediamo come viene l'accrocchio della cornice che sta sotto, della scatola che sta sotto, va boh? No, ragazzi, sono scioccato. Sono riuscito a costruire una scatola, un box con quattro assi di legno senza sbagliare niente, senza crepare il legno. Cioè, non mi era mai successo. Adesso voi direte, minchia, sembra che hai costruito la Tour Eiffel. No. Ho costruito una cagata con quattro pezzi di legno e 16 viti, però mi è venuta dritta, che per me è una novità.
questo perimetro, questa cornice va sotto il piano che poi sarà il tavolino vero e proprio. All'interno di questa cornice ci vanno queste quattro assi che faranno le nostre gambe. Vanno dentro così. Questa è la gamba che poi fa il movimento così. Questo movimento, finché non le arrotondiamo qui, questo movimento non lo potrà fare. Quindi dobbiamo prendere queste quattro e fargli una smussatura. Procedo a smussarle, non so con cosa farò riferimento della curvatura, perché devono venire tutte e quattro simili, no, uguali dovrebbero venire, non simili, però c'ho qua dei CD magari. Adesso mi invento qualcosa e poi vi faccio vedere come è venuto. Vediamo un po' come risolvere questo inghippo della gamba che sporge. Allora, praticamente cosa ho fatto? Con l'aiuto di un CD ho arrotondato la prima gamba, vedete che è un po' arrotondata, però sporge, perché questo, ho fatto anche il buco per cominciare a fissarla come prova. Ecco, voi dovete immaginare che qua sopra ci andrà il top, quindi la gamba chiusa sarà così, è ok. Quando la gamba si apre sporge e quindi non scorrerebbe, perché ovviamente lì c'è il piano. Allora io adesso con una matita vado a segnare la sporgenza e vado a eliminarla con il col seghetto e vediamo se la questione migliora. Allora, una buona notizia e una brutta. La buona è questa qua. La seconda sagomatura che ho fatto funziona. Adesso muovendo la gamba non si vede più sporgere niente. Ho fatto anche una simulazione poggiando qui un ripiano e non urta da nessuna parte. Anche la posizione del foro è perfetta, perché permette di avere lo stop della gamba in questo punto qua, che è perfetto. Qui poi, come vi dicevo, andrà tagliato in obliquo per renderlo piatto parallelo al pavimento. Questa è la bella notizia, insomma, che le misure sono giuste, la sagomatura è giusta, eccetera eccetera. La brutta notizia invece è che la batteria è morta. Quindi per oggi mi sa che basta così, perché devo mettere la batteria degli attrezzi in carica e qua nel magazzino non c'è la corrente, quindi devo portarla a casa, tempo che si ricarica eccetera. Ormai è già sera, se ne parla domani, però forse viene come ce l'avevo in mente. Quindi niente, dai, continuiamo domani. Bella lì. Oh, finalmente batteria carica. Sono tornato in magazzino per continuare questo benedetto tavolino. Ieri, come avete visto, siamo rimasti alla sagomatura della prima gamba. Poi l'ho rifinita, l'ho rifilata ancora un po' di più. Ho fatto i buchi per il perno delle altre quattro. Ho preso la sagoma anche delle altre quattro. Adesso procedo al taglio delle altre tre e poi vediamo il risultato finale e cominciamo più o meno ad assemblare. Ecco qui le quattro gambe sagomate tutte allo stesso modo. I buchi per infilare il bullone che farà da perno ci sono già, adesso bisogna fare gli altri tre buchi sulla cornice e poi facciamo il test per vedere se non sbordano. Non dovrebbero sbordare. Allora ragazzi, bene, le quattro gambe sono in posizione, eccole qui. Adesso vi spiego meglio come funziona la faccenda. Le gambe ovviamente ruoteranno tutte verso il basso, perché questa è la parte alta e qui sopra ci andrà il ripiano superiore. Queste gambe sono verso l'esterno, verso la parete, queste qui, una e due. Queste qui ruotano più internamente. Per far sì che ruotino ho messo uno e due distanziali dello stesso spessore, in modo da dargli lo spazio per ruotare. Sono tenuti insieme da dei bulloni con la testa bombata che hanno all'interno un piccolo quadrato. Io gli ho fatto lo scasso con la lima e questo si incastra, da lì non si muove. Di qua rondella e farfalla, si svita, si avvita, easy. Adesso proviamo a fare la prima apertura, vediamo come sta in piedi. Questo è il tavolino, questa abbiamo detto che è la parte superiore, quindi le gambe
ruotano così e così, una e due, in questa maniera qua, una e due, tre, una, due, tre e quattro, a tutta apertura. Eccolo qui, questa è la prima messa in posa del tavolino, vi faccio vedere meglio. Qual è il punto della questione? Il punto della questione è, come vi dicevo già, che adesso noi abbiamo questo problema. Le gambe, aprendosi, non sono parallele al terreno. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è fare un taglio da questo spigolo qui a qui, più o meno, in modo che una volta aperte le gambe tocchino per terra bene sul pavimento. Questo è la prima messa in posa. Adesso voglio provare, giusto per curiosità, a posargli sopra il ripiano, giusto per vedere la primissima parvenza. Appoggio così su, giusto alla buona. E questo sarà poi il tavolino. Beh, sinceramente è una bomba. Poi vabbè, magari per voi è una cagata, ma per me è un grandissimo risultato. È la prima volta che faccio una cosa del genere. Adesso cerco un modo per rendere le gambe piatte a terra e vediamo come viene. Allora, ecco come farò per fare il taglio di questo pezzettino qui. Ho messo il tavolino in bolla. Adesso, sempre con la bolla, andrò ad allinearmi allo spigolo esterno fino a che non sarà in bolla e poi taglierò il pezzo in eccesso. Molto meglio. Ho fatto i quattro tagli, ho rimontato le gambe e questo è il risultato. Una, due, tre. La 4 ha bisogno di una sistemata. Gli va spuntato un pochettino l'angolo. Adesso ci lavoro e vediamo di metterla a posto. Però nel complesso adesso il tavolino sta in piedi dritto, poggia sui piedi e non poggia più sulle punte. Adesso il prossimo step è montare due barre di rinforzo, due traversi, due queste gambe qui e due alle gambe dall'altra parte. Quello che voglio fare però è che non voglio metterle sopra, ma voglio fare un piccolo incavo in cui questi traversi si vanno a infilare, in modo che quando il tavolino è chiuso non ci sono pezzi che sporgono, l'ingombro è tutto pari. Adesso prendo i pezzi che mi servono, faccio i segni con la matita e ci do dentro di lima. Vediamo cosa viene fuori. Però per adesso sono soddisfatto. Speriamo che piaccia anche a Laura, che sa che sono qui a montarlo, però non ho ancora visto niente. Procedo con i due traversi. Eccoli qui. Questi sono gli scassi per mettere i traversi di rinforzo delle gambe. Alla fine li ho fatti col seghetto elettrico. Non sono perfetti, ma credo che faranno il loro lavoro, quindi va più che bene. Proviamo ad assemblare di nuovo le gambe e vediamo se i rinforzi si incastrano come previsto e vediamo il risultato, insomma. Ragazzi, bentornati nel magazzino, nel mitico magazzino Bunker Atomico. Allora, ieri poi ho mollato il colpo perché cominciava a far buio. Qui, come vi ho detto, non c'è la corrente, quindi quando fa buio, fa buio. Ieri ci siamo lasciati con la questione degli scassi per montare i traversi di rinforzo delle gambe. Avevo fatto i primi tagli, le prime sagomature, poi mi sono accorto, cercando di rimontare, che le gambe interne devono avere la sagomatura anche per il traverso delle gambe esterne, ovviamente, perché quando si va a chiudere queste si devono incastrare anche nella sagoma delle gambe interne. Faccio prima a mostrarvelo che a farvi capire cosa intendo. Adesso ho fatto gli scassi che mancavano, adesso vado a riassemblare tutto e vi faccio vedere com'è venuto. I traversi di rinforzo delle gambe interne vanno qui e qui. Quindi, una volta che questi saranno fissati con delle viti qua, questa qua si alzerà insieme. Cioè, basterà alzare dall'asse qua di rinforzo e le due gambe si apriranno insieme. Queste invece sono le gambe, diciamo, più esterne, che una volta chiuse avranno anche loro i traversi qui e qui. Si muoverà ovviamente tutto in un blocco anche questa, e in questo caso quando le gambe si vanno a chiudere
si andranno i traversi ad incastrare anche nelle gambe interne. Ovviamente c'è da fare del lavoro di limatura per fare scorrere bene tutti gli incastri, però il meccanismo funziona, quindi l'idea è corretta. Adesso una per uno mi metto a limare e cerco di far funzionare tutti gli incastri, tutti gli scorrimenti, le rotazioni, e poi direi che ci siamo. Ok, ci ho messo quasi un'ora perché, oltre a dover limare, mi sono accorto che le gambe erano troppo vicine, lo spazio in cui ruotare delle gambe, quelle più verso l'esterno, era veramente poco. Quindi al distanziale che avevo messo, che era di da 16 mm, stesso spessore della gamba stessa, ho dovuto aggiungere un altro spessorino da 4 mm, mi sembra che l'ho messo, così da avere più spazio tra le due coppie di gambe quando fanno il movimento, e adesso scorre liberamente. Questo è chiuso. Queste sono due gambe, queste sono le altre due, e tac, una volta aperto con le farfalle si stringe, idem quando è chiuso, e buonanotte. Ovviamente si può chiudere solo chiudendo prima questa e poi questa, al contrario non funziona. Quindi nel momento della chiusura, una, due, ecco che qui si capisce bene cosa ho dovuto fare. Questi 1 e 2 traversi devono finire negli scassi, questi qua che sono delle altre gambe. Qui potete vedere provvisoriamente lo spessore extra che sono andato ad inserire, in modo da poter far scorrere e lavorare le gambe meglio. Ed eccolo qui montato, messo in piedi con il top poggiato su provvisoriamente. Questo è l'effetto finale. Ovviamente dovete considerare che poi con il flatting il legno diventerà più scuro, prenderà un po' più di carattere. Il legno più o meno prenderà questo colore di queste cassette qui. Considerate che queste cassette erano più o meno dello stesso colore, poi con l'impregnante hanno preso quel colore lì più vivo. Bella ragazzi, sono sempre nel bunker. Ho saltato un po' di giorni di lavoro perché non ci avevo voglia, però oggi con me c'è anche Laura, che non veniva da un po', dietro la telecamera. Adesso con Laura abbiamo limato qui, abbiamo fatto tutte queste piccole incisioni per fare in modo che una volta che le staffettine sono montate vadano a finire ovviamente negli scassi e non ostruiscano la chiusura delle gambe. Quindi il top, il ripiano, lo fisseremo con queste staffettine a L. Abbiamo preso tutti i riferimenti con la matita e andiamo a fissarli prima sulla cornice e poi li fissiamo sul top. Fatto ragazzi, abbiamo posizionato tutte le staffe a L sulla cornice, abbiamo preso le misure per centrarlo sul top e adesso siamo pronti a mettere le viti per fissare cornice e top. Siamo pronti ad avvitare. Boh, le avvito tutte e vediamo il risultato. Una volta che le ho avvitate tutte, provo a rimontare un'altra volta per la milionesima volta le gambe. Proviamo ad aprirlo e proviamo a vedere l'effetto che fa. Poi si smonta di nuovo la struttura delle gambe. Mettiamo un bel cellophane qui e iniziamo a dare il flatting. E forse abbiamo finito. Allora ragazzi, abbiamo fissato il top e finalmente lo possiamo considerare completo. Non è rifinito, è da rifinire, c'è da dare il flatting, una carteggiata, però è completo. Gamba, si stringono un po' le farfalle così non si chiude su se stesso. Eccolo qui. E l'ho costruito io! Sei pronto col tuo banchetto di scuola? Sì, esatto. Com'è? Molto carino, amore, molto bello, bravo. Dai, smontiamo, stendiamo un cellophane e cominciamo a dare il flash. Bella lì! Siamo tornati nel bunker dopo giorni di assenza.
e abbiamo finito il tavolino, è solo da riassemblare. Questo è il risultato, adesso lo assembliamo, eccolo qui. Boh, andiamo ad assemblarlo e finalmente è finito. Spero che alla fine il video lo abbiate trovato interessante e avrete potuto sicuramente dedurre che non sono capace. Ho fatto tutto ad occhio, è la prima volta che costruisco qualcosa, però mi sono divertito un sacco e mi sa che mi viene voglia di costruire qualcos'altro. Poi raga, un video diverso dal solito, in attesa che ci restituiscano il camper che è dal meccanico, perché purtroppo abbiamo scoperto di avere un problema alla pompa del gasolio. Ce lo dovrebbero ridare a giorni e poi tempo di finire le ultime cose, inshallah ripartiamo. Ci vediamo al prossimo, bella!